Belen ci mostra le sue origini, la casa dove viveva con i suoi genitori da piccola, costruita in parte dal suo papà. Quando avevo 15 anni ci siamo trasferiti qui dopo la crisi economica in cui abbiamo perso la casa, mio nonno le ha dato $10,000 a mio padre e abbiamo comprato questa casa in cui vivevamo solo su un piano. Mio padre da solo ha fatto il secondo piano, come potete vedere. Questa era la mia stanza, quella che è aperta, guarda, c'è ancora la scritta e la pittura che ho fatto l'ultima volta e dice di fate e di gnomi, perché mi piaceva pensare che dormivo in un posto, in un bosco incantato. Questa era la porta d'ingresso, questo era il salottino dove c'era il computer con la cucina, vediamo se si vede qualcosa. Questa era la cucina, lì, questo era il salone, guarda qua, guarda qua, c'è ancora il coso del letto, aspetta che va solo la luminosità, che si vede di più, qua lì a sinistra c'era il bagno e poi si saliva qua, al secondo piano che anche la scala l'ha fatto mio padre, là mio padre faceva i lavori di falegnameria, qua invece facevamo le grigliate. Qua c'era il forno per fare le pizze, qua c'era un lavandino dove io lavavo i piatti, guadagnavo 25 centesimi di dollaro ogni volta che li lavavo per racimolare i soldi per andare a Disney World nel 2000. E qua facevamo le grigliate a tutta la famiglia qua. Insieme tutte le domeniche facevamo i pranzi. Basta. Questa è parte della mia storia. Più avanti vi racconterò tutto il resto. Questa è soltanto la prefazione. Bella, la stanza di mia madre. E questo posto qua non è stato mai chiuso, ma doveva essere la sala giochi. Niente. Ringrazio i miei genitori per avermi donato un'infanzia meravigliosa. Una casa costruita quasi totalmente da Gustavo. Questa è la partenza di Belen. Tanti ricordi.